se facciamo 0 punti, non lo so, da qua a fine campionato, se poi altre 8 squadre, 6 squadre, 5 fanno 0 punti, forse ci va bene. Non lo so se ci va bene, non voglio ora dire che ci va bene così, ma bisogna sempre comprendere e fare una comparazione tra i risultati e i risultati delle dirette concorrenti. Quindi gioco, risultato e risultato rispetto alle dirette concorrenti. Ad oggi abbiamo 9 punti, dall'altra parte di distacco dalla terzultima, dall'altra parte giochiamo con il Napoli, che è una delle squadre migliori e più in forma d'Europa, poi con il Lecce, poi con la Juve. Poi io penso che il campionato si normalizza e comincia ad avere un po' di cose e di un calendario ragionevolmente più tranquillo. Mi auguro di fare già nelle prossime 3 partite punti, però come dicevo anche punti in base alle dirette concorrenti. Il progetto non ha subito un rallentamento. Nicola è stato, come lo vogliamo dire, sfiduciato e poi ha riacquisito la fiducia. Quindi non è che mi sembra, anzi, che lui dopo la sfiducia ha chiesto a gran voce di riaverla la fiducia, me l'ha chiesta personalmente, con un impegno ancora maggiore, con una concentrazione ancora maggiore, con un amore ancora maggiore. E mi aspetto quindi tanto da lui, mi aspetto tanto da lui, come è giusto che sia, perché mi ha chiesto un atto di fede e di coraggio, di riconoscenza, e io gliel'ho dato, prima che poi fosse stato troppo tardi. Dal punto di vista della classifica e delle ambizioni, è evidente che una squadra che 4 partite fa aveva 17 punti, era decima in classifica e oggi invece ha fatto 1 punto in 4 gare, e non so anche le prossime come andranno, è chiaro che naturalmente debba cominciare a vedere con concretezza e con assunzione di responsabilità quella che è innanzitutto l'obiettivo primario, minimo quello della permanenza in Serie A. Io il primo giorno che ho preso la Salernitana, il mio obiettivo è quello di cercare di dare, e mi impegnerò tantissimo, una permanenza costante nella massima serie, cosa che la Salernitana non ha mai avuto. La seconda cosa è quella di poter sopravanzare la classifica facendo un bel gioco, valorizzando i giovani e facendo della Salernitana una squadra sorprendente su ogni campo.